Ben trovati l'appuntamento con Detto il Consiglio, il settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. È una puntata questa di transizione, andiamo verso l'ultima seduta prima della pausa estiva, la seduta che si terrà appunto proprio nell'ultima settimana del mese di luglio, e questa settimana è stata caratterizzata anche da due eventi importanti, le dimissioni di Draghi e soprattutto il problema che ha riguardato gli incendi in Toscana. E partiamo proprio da qui, questo è il primo titolo. Infatti dal Consiglio regionale arriva un primo aiuto di 50.000 euro con la variazione di bilancio proposta da Mazzeo. Parleremo di cultura, fai contare la cultura, un percorso voluto da Giunta e Consiglio con il supporto di sindaci insieme a IRPET e Fondazione Sistema Toscano. E poi costruiamo insieme il nuovo volto Toscana 2030 con una piattaforma aperta proprio a chi lavora nel settore della cultura. E partiamo proprio da qui, dalla dichiarazione del presidente Antonio Mazzeo, che ha rilasciato proprio alle nostre telecamere, ai nostri microfoni, mercoledì 20 di luglio, riguardo appunto la proposta, dopo che ha svolto il sopralluogo nelle vicinanze del Rogo, dove stava dimagrando l'incendio nel comune di Massarosa, e ha annunciato proprio di proporre all'ufficio di presidenza una variazione di bilancio per poter liberare tutte le risorse disponibili nel capitolo derivante dai risparmi sugli ex vitalizi, che ammontano a circa 50.000 euro da destinare quale primo ristoro per le zone colpite da questo incendio. Ascoltiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni. È una situazione drammatica che stanno vivendo le famiglie di Massarosa, più di 200 evacuati, diverse case purtroppo andate in fumo, più di 500 ettari di vegetazione bruciata. E allora ieri, non appena risultato negativo al test sul coronavirus, ho deciso di andare lì a Massarosa, dove c'era l'incendio, per dire grazie all'amministrazione comunale, per dire grazie ai volontari, alla protezione civile, ai vigili del fuoco, stanno facendo un lavoro enorme. Se siamo riusciti a contenere l'incendio è grazie al loro lavoro, alla prontezza, e vi assicuro, lavorare con queste temperature è veramente complicato, quindi a loro un grazie di cuore, ma poi per dire che noi facciamo la nostra parte. Avevamo delle somme che potevamo utilizzare per situazioni, emergenze ambientali, e abbiamo deciso di proporre all'ufficio di presidenza di giovedì di destinare queste risorse all'amministrazione comunale di Massarosa e a questo tragico evento che ha toccato tante famiglie e un'intera comunità. 50.000 euro, è vero, è un gesto piccolo, ma è un gesto importante per dire noi ci siamo e siamo vicini a voi. Parliamo di cultura, un percorso partecipativo per aumentare il ruolo e l'importanza della cultura nella vita della regione. Fai contare la cultura, Toscana Creativa 2030, promosso dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale, presieduta da Cristina Giachi, al fine di individuare gli interventi normativi necessari per adeguare le leggi regionali toscane ai nuovi contesti della contemporaneità, o valutare anche l'opportunità di formularne di nuove, a proporre questo percorso di riflessione e in un secondo tempo di ascolto collettivo, la Giunta, il Consiglio regionale, la Quinta Commissione, l'Assessorato alla Cultura, le rappresentanze sindacali CGL e CISL e UIL, la sezione dedicata al lavoro, supportati da Fondazione Sistema Toscana e IRPET. Oggi l'aver organizzato insieme al Consiglio regionale, a Cristina Giachi, Presidente della Commissione Cultura, che è un po' la promotrice di quello che sono gli stati generali della cultura che teniamo al Teatro della Compagnia, è la volontà di dare il senso di protagonismo che nel programma di attività del Governo regionale vi è per la cultura. La cultura nella fase della ripresa, dopo il Covid, dopo che lo spettacolo dal vivo e in generale tutte le attività culturali hanno sentito più di altri settori quello che sono state le limitazioni, il distanziamento imposto dal Covid. Oggi vediamo come proprio gli eventi, l'organizzazione di spettacoli, l'organizzazione di mostre e iniziative culturali di rilievo sta rilanciando soprattutto la Toscana, perché la Toscana è la regione che con più del 20% dei beni culturali
culturali italiani vive di questo. Io ritengo che quindi vi siano tre aspetti che da questi stati generali vengono fuori: il riconoscimento dell'industria culturale anche nel tessuto economico e sociale della Toscana, e quindi un riconoscimento strutturale che ci porta a tutto tondo non solo al classico contributo all'iniziativa, ma invece un sostegno organico come avviene per le varie attività produttive, perché la cultura nelle sue varie declinazioni, dalla musica all'arte, allo spettacolo dal vivo, al teatro, al cinema, possa avere diciamo un ruolo da protagonista negli orientamenti dell'economia toscana. In secondo luogo, la valorizzazione della creatività come elemento forte per una formazione professionale, la creazione di scuole che danno ai giovani la possibilità di vedere la cultura come elemento su cui costruire il proprio percorso di vita e di lavoro. In terzo luogo, il sostegno con investimenti da parte della Regione agli ambienti della cultura, e quindi la costruzione e la manutenzione dei teatri, la valorizzazione di esperienze museali. Noi saremo protagonisti di Uffizi in Toscana, a partire dagli impegni economici che abbiamo messo sulla Villa dell'Ambrogiana a Montelupo, che sarà insieme a quello che oggi è la ristrutturazione della Villa di Careggi, il primo vero grande esempio di Uffizi in Toscana, con opere che vengono dalla Galleria in collaborazione con i K-Smith. E poi interventi su spazi che possono diventare forti spazi culturali. Pensate a Livorno, l'impegno: noi ci metteremo 3 milioni di euro per la Fortezza Vecchia, luogo di eventi, di mostre, di interventi che diano il senso in questo ambiente storico finora non sufficientemente utilizzato di quello che è il profilo culturale. Ma pensate anche agli interventi in nuovi musei. Il primo a cui penso, insieme al Ministero e al Comune, la Fondazione Mitorai che abbiamo costituito, consentirà un museo della contemporaneità a Pietrasanta. E poi la valorizzazione di tutto un tessuto che la Regione ritiene di dover acquisire. Noi ristruttureremo con più di 2 milioni il Museo Siviero e ne faremo un po' il Museo dell'Arte che diventa antiquariato, ma contemporaneamente stiamo andando avanti con la ristrutturazione, la futura utilizzazione della Villa di Careggi, su cui abbiamo avuto anche 1 milione di PNRR per la ricostruzione del giardino all'italiana, accanto a 1,7 milioni che dal PNRR abbiamo avuto per la rivalorizzazione di quello che è Villa La Quiete, l'ultimo luogo dell'elettrice palatina, l'ultima dei Medici, ma oggi anche sede dell'IRPET o dell'ARS, di istituzioni economiche e sanitarie della Regione così importanti. Ma in tutto questo è evidente che noi sosterremo la rete dei musei, delle biblioteche, e porremo un occhio particolare al cinema, che diventa un elemento di veicolo dell'immagine culturale della Toscana. Ma siamo molto contenti, oggi parte il percorso degli Stati Generali della Cultura in Toscana, si chiama Fai Contare la Cultura Toscana Creativa 2030, e lo scopo è quello di rivedere prima di tutto la normativa regionale e indirizzarla con una nuova strategia delle politiche culturali regionali, come richiesto dal Presidente Giani, con il quale abbiamo condiviso questa iniziativa. Consiglio e Giunta compatti per una nuova politica della cultura in Regione Toscana. Rivedremo le leggi, la manutenzione della legge 21 che ha fatto il suo tempo, allo stesso modo la legge sull'Arbonus del 2008 mi sembra, o 2012, compie otto anni, ha bisogno di essere manutenuta e rivista. Insieme a questo c'è dare risposta ad un settore che ha fortemente patito durante la pandemia. Il settore della cultura e i lavoratori della cultura hanno sofferto quanto e forse più di altri lavoratori, scontando anche condizioni strutturali di maggiore fragilità, maggiore precarietà, maggiore instabilità, contratti di lavoro meno chiari, inquadramenti non definiti. Insomma, un settore che ha bisogno di strategia. Oltretutto, in una regione come la Toscana, che nei suoi beni culturali, nella loro valorizzazione, nel clima in generale che la cultura genera in questo territorio, ha una delle sue caratteristiche principali, uno dei suoi punti di forza, e ci sembra davvero necessario far diventare tutto questo il perno di una nuova strategia di sviluppo per il territorio. È un momento importante
importante, direi, di riflessione sulla cultura. Ne avevamo bisogno perché la Toscana in questo settore credo che sia, non dico all'avanguardia, ma insomma c'è cultura da tutte le parti, in tutti i nostri territori. Quindi con la Presidente Giachi, che si è data un grande affare insieme agli uffici, siamo arrivati ad oggi, ci sarà questa presentazione, un grande lavoro aiutati da IRPET e da Fondazione Sistema Toscana per cercare di capire lo stato dell'arte in Toscana, delle associazioni culturali e anche dei lavoratori del mondo della cultura, perché molte volte alcuni di loro non sanno nemmeno di lavorare per la cultura. Dopo poi faremo una riflessione e cercheremo di fare delle cose concrete su tutti i territori, perché la cultura può essere anche, dopo poi il periodo del Covid, un momento per ripartire anche economicamente. L'idea è quella di contribuire a questo percorso di analisi, di studio, di riflessione. Lo slogan che è il manifesto, diciamo, di questa iniziativa è fai contare la cultura, cioè mettere la cultura al centro dell'agenda politica. Si potrebbe rovesciare e dire anche perché la cultura effettivamente conta, nel senso che ci sono una serie di benefici collegati alla cultura, sono benefici economici, non trascurabili l'impatto della cultura sul PIL e sull'occupazione, almeno 2% diciamo del PIL imputabile alla cultura, il 3% del volume di lavoro, e poi vi sono una serie anche di impatti significativi, non solo economici, perché la cultura contribuisce a quella che potremmo definire anche una coscienza di luogo. C'è una coscienza di classe, ma c'è anche una coscienza di luogo, nel senso che ogni territorio non è solo uno spazio fisico, ma anche una comunità, un insieme di valori, di comportamenti, di rapporti di produzione e sociali. La cultura contribuisce a creare tutto questo. Noi siamo il braccio operativo della Regione Toscana in molti campi di attività, in particolar modo quello della promozione e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, quindi questo è stato un apparentamento automatico, ci siamo ritrovati subito allineati in questo percorso. Lo abbiamo accompagnato e lo accompagneremo nei prossimi mesi su sollecitazione in particolar modo del Consiglio regionale, della Commissione Cultura che lo ha ideato, perché ci sentiamo in grado appunto di ideare e supportare con la nostra linea digitale, di comunicazione digitale, l'idea guida di ricercare, ecco, la matrice dei valori non soltanto materiali che stanno dentro la dimensione culturale, ma anche la matrice della loro valorizzazione sul piano di quanto l'investimento culturale può poi portare delle ricadute benefiche sul territorio. Lo abbiamo fatto attraverso strumenti che per semplicità possiamo definire quiz, ma in realtà sono degli strumenti di autovalutazione, cioè dicono a noi operatori, fanno dire agli operatori, alle imprese culturali, e dovranno essere raccolti in questo senso dai decisori politici, il livello di conoscenza che alcuni metodi, alcune tecniche, alcune discipline hanno nel settore dei beni e delle attività culturali. Ne abbiamo trovati due in particolare, sono quanto ne sai per esempio in tema di finanziamenti europei, quanto ne sai in tema di art bonus. È una sorta appunto di autovalutazione per capire se lo strumentario, la cassetta degli attrezzi di cui le imprese culturali sono già dotate ha bisogno di un rafforzamento, oppure se siamo già, e in Toscana io credo che il modello ha già dei notevoli passi avanti, se siamo già dotati appunto di una qualificazione minima che consente a queste imprese di lavorare con sempre maggiore incisività con gli strumenti che il mondo della cultura e dei finanziamenti culturali mette a loro disposizione. E c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di far sentire la propria voce di coloro che lavorano nel settore della cultura. Questa è la richiesta della Presidente della Quinta Commissione, Cristina Giachi: ascoltare operatori del settore, analizzare lo stato dell'arte, individuare un'adeguata programmazione delle politiche future. Prende il via, fai contare la cultura. Toscana Creativa 2030, un percorso partecipativo promosso dalla Commissione Cultura e dalla Giunta. C'è un sito internet, ci spiega tutto il Presidente Cristina Giachi. In realtà è un progetto partecipativo promosso dal Consiglio e dalla Giunta insieme, dalla Commissione Quinta, dal Presidente Gianni, Assessore alla Cultura, e rivolto agli operatori del mondo della cultura toscani per fare un po' il punto sulla condizione in cui loro operano e lavorano. L'obiettivo è quello di
essere consapevoli noi, i nostri cittadini e cittadine, che la cultura non è soltanto un costo per l'offerta culturale recreativa che si fa durante l'estate o durante l'inverno nei nostri teatri, ma in realtà è un settore strategico di investimento. L'IRPET ci dice già oggi che il 3%, più del 3% del PIL toscano è determinato dalla cultura. Ecco, noi vogliamo mettere a fuoco questo numero, per questo fai contare. Contiamo e facciamo contare la cultura, che è un settore dove lavorano migliaia di persone, dove si produce energia, che migliora l'ambiente in cui viviamo e, come ci dicono le ricerche più aggiornate, più attuali, è anche un fattore di benessere, dove c'è più offerta culturale si vive meglio, si è più in salute, ci sono più imprese innovative, insomma l'ambiente è più creativo. Allora abbiamo deciso di fare questo progetto di revisione strategica delle politiche della Regione Toscana, ma di farlo insieme ai tantissimi operatori culturali che operano sul nostro territorio, che sono presenti sul territorio toscano. Abbiamo lanciato questa piattaforma sul sito del Consiglio regionale, vi preghiamo di andare a vederla, di partecipare, di rispondere ai questionari che lì si trovano. Ci sarà anche un questionario per i lavoratori dipendenti e tutta l'infrastruttura culturale, elaborato insieme ai sindacati, ai tre maggiori sindacati regionali. In una seconda fase, chiusa la piattaforma a settembre, o meglio chiusi i questionari, avvieremo interlocuzioni di persone in presenza, audizioni, iniziative, e tutto l'inverno ci confronteremo sui risultati e sui dati emersi. I nostri telespettatori come possono aiutarvi? Sicuramente informandosi, ma c'è qualcosa che possono fare anche coloro che ad esempio amatorialmente si dilettano in organizzazione di eventi culturali o teatro? Anche loro possono partecipare alla piattaforma, troveranno nei questionari domande a cui possono rispondere e ci possono aiutare a configurare, a dare un profilo a questo fenomeno di attività, di moltissime attività che si svolgono in Toscana. L'obiettivo è quello di rivedere le leggi che regolano il comparto culturale, di farne di nuove se ci sarà bisogno, di manutenere e mettere a posto quelle vecchie e di rivolgersi con risoluzioni e richieste agli altri livelli istituzionali, al governo, al Parlamento, se ce ne sarà bisogno, sulle questioni che non sono di competenza della Regione. E per tutti gli approfondimenti potete andare tranquillamente a informarvi sul sito internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.